La reputazione della famiglia reale è stata minacciata dal principe Harry mentre continua a regolare i conti, ha affermato un giornalista. Il duca e la duchessa del Sussex sono apparsi in una controversa intervista con Oprah Winfrey in cui hanno parlato di accuse e accuse contro lo studio. Meghan ha rilasciato un'intervista spensierata nello show di Ellen DeGeneres in cui ha discusso dei suoi giorni di difficoltà pre-reali durante la sua carriera di attrice. Il duca del Sussex ha recentemente annunciato l'uscita del suo libro di memorie intimo e sentito nei prossimi mesi del prossimo anno, che è considerato sfortunato e non necessario, come affermato dall'emittente Andrew Neil. La giornalista Camilla Tomaini ha dichiarato al documentario reale di Channel 5 2021. The Queen's Horrible Year, questa è una frase sulle autobiografie che sono il veicolo perfetto per dire la verità sulle altre persone, non necessariamente per scriverla. È un resoconto dal suo punto di vista. I reali sperano che non conficchi il coltello. Non ci resta che aspettare e vedere. Il narratore del documentario ha continuato, era stato un anno tumultuoso e, con l'avanzare dell'estate, la famiglia della regina ha continuato ad attirare titoli che minacciavano di danneggiare la reputazione della monarchia. I consiglieri reali pensano che il più piccolo passo del duca e della duchessa del Sussex ridurrà le loro possibilità di riconciliazione con la famiglia reale. Neil ha dichiarato, il libro stesso potrebbe causare più angoscia alla famiglia reale. Non è mai stato fatto prima. Harry ha imboccato una strada per la quale non c'è un buon finale perché ogni libro dovrà essere più sensazionale dell'ultimo. È quasi come se stesse ancora regolando i conti. Ogni volta che fa qualcosa del genere, il rendimento sarà diminuito. Diminuito e diminuito fino a quando non ci sarà alcun ritorno. Il duca del Sussex ha annunciato di pubblicare la sua autobiografia che descriverà in dettaglio il resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo attraverso Penguin Random House.